Palazzo di Giustizia. Il Palazzo di Giustizia di Rovigo, ovvero il Tribunale, si trova in Via Verdi. Nonostante questo, la sede giudiziaria è divisa in diversi edifici che corrispondono agli uffici del settore, ma la struttura di Via Verdi è la sede principale. La storia del luogo. Questo luogo è caratterizzato molto per la sua storia, perché proprio nello stesso punto, nel 1495, vennero avviati i lavori per la costruzione del convento delle Ancelle di Santissima Trinità, voluto da Suor Filippa Celleri da Rovere. Questo edificio venne anche rappresentato nella mappa del Mortier del 1704, ma l'ordine venne soppresso nell'Ottocento per fare spazio alla Corte d'Assise e alle carceri giudiziarie, costruiti poi tra il 1871 e il 1873, inaugurato il 3 dicembre del 1873. Opere d'arte nel convento. Nel convento delle Ancelle di Santissima Trinità erano presenti inoltre due quadri molto importanti. 1. Santissima Trinità di un artista emiliano. 2. Elemosina di Tommaso da Villanova di Mattia Bortoloni. Attualmente queste opere sono conservate nell'Accademia dei Concordi di Rovigo. Curiosità. Mattia Bortoloni. Mattia Bortoloni fu un artista del periodo del Rococò, detto anche tardo barocco. Nacque a Canda nel 1695 e morì a Bergamo nel 1750. Durante la vita era attivo presso le città di Bergamo e di Venezia. Un convento che non è delle Ancelle di Santissima Trinità. Nel convento delle Ancelle di Santissima Trinità in realtà vivevano le suore eremite di Sant'Agostino. Queste ultime venivano chiamate così per il nome dell'edificio, che veniva denominato Santissima Trinità. Attualmente il convento si trova in Via Felicità Baseggio, nei pressi della chiesa di San Bartolomeo Apostolo. Come il palazzo è cambiato nel tempo. Il palazzo di giustizia che vediamo oggi, però, non è lo stesso di fine 800, perché tra la fine degli anni 50 e il 1966 l'edificio venne rialzato di un piano. Con questo intervento vennero quindi rimossi dei particolari e aggiunti degli altri, come puoi vedere nelle foto qui accanto, dove nella fotografia in alto a destra viene rappresentato il palazzo di giustizia di fine 1800. Mentre in basso a destra viene rappresentato il Palazzo di Giustizia oggi. L'architettura del palazzo e i punti di riferimento vicini. Il Palazzo di Giustizia presenta una pianta a poligono concavo, data la presente rientranza, dopo la facciata principale di Via Verdi, delle ex carceri giudiziarie. La struttura presenta tre piani, di cui il primo piano non si riesce a notare da Via Verdi, dato che al posto di quest'ultimo sono presenti decorazioni di vario tipo. È presente anche via Mazzini un ingresso, ma considerato secondario. In più, la struttura si trova molto vicina agli uffici del giudice di pace di Rovigo. Spazio all'arte. Dal punto di vista artistico potremmo definire lo stile del palazzo lievemente eclettico, data la presenza di capitelli di ordine corinzio a metà di ogni colonna e lo stile delle finestre che richiama quello gotico. Questo perché nel 1800 si recuperano e si ristudiano opere antiche per trarne ispirazione e utilizzarle come modello per l'elaborazione di nuove opere. Si nota particolarmente l'laterizio bianco che contorna finestre e la porta, che spicca sull'intonaco rosa. Particolari. Degli elementi molto particolari della struttura sono le raffigurazioni poste al di sopra della porta e delle finestre del piano terra, che hanno la forma di scudetti e che contengono delle raffigurazioni che sono presenti anche in attuali gonfaloni comunali, di cui la maggior parte sono del Polesine, mentre uno appartiene alla provincia di Trento. Tra questi comuni ci sono Spera, Trento, Occhiobello, Rovigo, Badia Polesine, Rovigo, Adria, Rovigo, 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 Protapolesine, Rovigo. Come si può vedere,
Qui viene rappresentata un'immagine in cui sono evidenziati all'interno di un quadrato rosso gli stemmi sulla facciata principale del Palazzo di Giustizia di Rovigo. Mentre qui vengono rappresentati gli stemmi sulla facciata del Palazzo di Giustizia di Rovigo e sotto a ogni stemma la città che viene rappresentata. Ad esempio, sotto lo stemma dell'Ancora possiamo vedere che c'è scritto Spera, Trento, e quindi il comune che è stato raffigurato. E così anche per gli altri. Spera. Il comune di Spera si trova nella provincia di Trento e ha come stemma un'ancora. Questo luogo, contrariamente a quello che uno potrebbe pensare, ha avuto nel passato dei legami con la regione del Veneto e con Rovigo. Infatti, decenni prima della Grande Guerra, i Veneti cominciarono ad ospitare la popolazione tridentina nel nostro territorio. Considerando che il palazzo venne costruito verso la fine dell'Ottocento e la data all'incirca dell'emigrazione degli abitanti di Trento dalla loro regione, il periodo combacerebbe perfettamente. Occhiobello. Occhiobello è un comune di Rovigo situato a sud-ovest della provincia. Il suo stemma rappresenta in alto a destra un occhio e in basso a sinistra un diavolo disteso su rialzo, dove nella mano sinistra tiene una forca e nella mano destra una botte da cui esce dell'acqua. Queste due raffigurazioni sono separate da una striscia in diagonale azzurra. Nella storia questo luogo è sempre stato considerato un importante territorio rurale di passaggio e uno dei comuni più importanti della campagna polesana vicino al Po, data anche la poca distanza tra questo comune e la provincia di Ferrara. Tempo fa era un luogo importante a livello sanitario, perché esisteva l'ospedale di Occhiobello, oggi divenuta una clinica. Badia Polesine. Badia Polesine è sullo stemma a tre torri molto ravvicinate tra loro. Questo comune è considerato uno dei centri più importanti dell'Alto Polesine, grazie alla vicinanza alle sponde dell'Adige, che permettono poca distanza dalla provincia di Padova. Il luogo è fondamentale anche a livello diocesano, grazie all'importanza della parrocchia del luogo. Adria. Il comune di Adria è uno fra i più importanti del Polesine e il suo stemma rappresenta una fortezza di cui la torre centrale è messa in evidenza per la dimensione maggiore rispetto alle altre due e per il colore rosso che spicca sul grigio. Sotto diversi punti di vista, Adria era ed è collegata ancora oggi con Rovigo, come la diocesi di Adria-Rovigo, Lucinque Polesana che comprende gli ospedali di Adria e di Rovigo, il castello di Rovigo voluto dal vescovo di Adria Paolo Cattaneo nel 920 d.C. per proteggersi dall'attacco degli Ungari. Frata Polesine. Frata Polesine rappresenta sullo stemma una fortezza rossa con due torri. Questo comune è importante a livello artistico, data la presenza di opere fondamentali ed inestimabili, come Villa Vado Airport data dall'architetto ivaneto rinascimentale Andrea Palladio. Il più luogo è importante a livello storico perché lì nacque la civiltà di Fratesina, di cui ancora dei resti sono conservati nella Villa Vado Airport Frata Polesine e nel Museo dei Grandi Fiumi di Rovigo. Una sede discussa. Negli ultimi anni però si è acceso un forte dibattito riguardante la sede del Palazzo di Giustizia da parte degli avvocati e degli addetti alla magistratura di Rovigo del Polesine. Tra le idee infatti è stato proposto il trasferimento della sede giudiziaria al Censer, ma totalmente respinta dai partecipanti dell'assemblea, dato che molte attività vicino al tribunale attuale dipendono da quest'ultimo. Era stato anche proposto e molto più approvato lo spostamento alla caserma Silvestri. Un tribunale importante.
Nel Palazzo di Giustizia si sono svolte udienze molto importanti, tra cui quella dell'omicidio di Mario Guerra, una notizia misteriosa che ha circolato per tutta la regione Veneto nel 2015. Un tribunale manutenzionato. Durante gli ultimi anni del tribunale sono avvenuti diversi lavori di riparazione e manutenzione urgente per quanto riguarda arredi e impianti. Alcuni di questi sono costati molto. La mia opinione, questo lavoro mi è piaciuto molto perché non avrei mai pensato che dietro ad un banale tribunale ci potesse essere una storia incredibile. Proprio per questo sono stato curioso di scoprire e di cercare per saperne di più. Io credo che il Palazzo di Giustizia, un po' come tutti gli altri, può nascondere e custodire una parte di città che aspetta solo di essere riscoperta. Spero che questo lavoro vi sia piaciuto. A presto! Ci ringraziano Wikipedia per le informazioni sui comuni sulla storia del Palazzo di Giustizia di Rovigo, Polizia 24 per le informazioni sul legame Trentino-Veneto, Google Maps per le immagini sui particolari dell'edificio, italiani.it per gli approfondimenti più dettagliati sulla storia del Palazzo di Giustizia di Rovigo.